Buon pomeriggio, siamo in diretta da Deruta, ci vedete diciamo quasi in anteprima, ci troviamo qui presso la sala del municipio in questo bellissimo centro storico della città della ceramica. Insomma, Deruta la sappiamo tutti, insomma è un po' la capitale della ceramica non solo in Umbria ma anche nel centro Italia. Allora, secondo appuntamento della mostra fotografica in versi, Donna vede donna. Diciamo è un progetto questo che viene dal Trasimeno, una lunga permanenza all'interno del Museo della Pesca di San Feliciano di Magione, e questo è il primo appuntamento extra Trasimeno, perché poi ce ne saranno molti altri. E insomma, gli amici qui che organizzano questo progetto, lo ricordiamo, Arts Cultura e Trasimeno in dialogo con il supporto del GAL Trasimeno Orvedano, hanno pensato bene di mettere a giro un po' tante località umbre, però mi dicono anche da fuori Umbria, poi qui l'amico Marco Pareti ce lo spiegherà. Allora Marco, ben rincontrato. A te Massimo, piacere. Abbiamo la diretta. E assolutamente un caro saluto da Deruta e a tutte le amiche e agli amici che ci seguono da casa. In streaming. E qualcuno diceva da lontano e da vicino. Al filogamo, ai tempi dei tempi. Ma quello si trattava di calcio, che era una forma, e oggi invece si tratta di una forma di cultura e anche da un punto di vista di un progetto socialmente utile, come accennavi tu, Donna vede donna. In realtà, lo diciamo, proprio questa mattina al Museo della Pesca di Magione c'è stato un altro appuntamento, certo, culturale molto importante, c'è anche l'assessore alla cultura del Comune di Magione, Vanni, che tra poco lo sentiremo. Insomma, qui è un tripudio di iniziative in questa parte dell'Umbria. Diciamo che in qualche modo Cove il Trasimeno, che veniva chiamato Tasminas ai tempi degli Etruschi, loro lo adoravano perché era la volta celeste portata in terra, quindi in qualche modo era un fulcro, per il Trasimeno passavano tutti, eserciti, papi, popolazioni, San Francesco, religiosi, quindi è stata veramente una via importante, tant'è vero lì passa la Romea Germanica, un poco più là la Francigena. E quindi è stato un fulcro ed è ancora oggi un fulcro, ma questo non significa fermarsi al Trasimeno in quanto tale, possiamo andare anche avanti perché oggi siamo a Deruta, in questo bellissimo borgo. In questo borgo poi non è lontanissimo dal Trasimeno, perché qui diciamo c'è un paio di colline qui dietro. Insomma. E quindi oggi siamo a Deruta perché abbiamo voluto portare un messaggio, a prescindere da dove arriva, se arriva dal Trasimeno. Questo è un messaggio internazionale. La nostra mostra è una mostra fotografica corredata da versi internazionale, dove partecipano fotografe e poetesse russe, italiane, giapponesi e albanesi. E sono delle percezioni tra fotografe e autrici di quello come loro vedono le donne, certo, o attraverso la penna o attraverso l'obiettivo, certo, ma siccome sono di culture diverse, perché di solito le donne vengono viste attraverso una fotografia da uomini, certo, in realtà questa è la visione femminile, è la donna appunto che vede la donna, assolutamente, infatti si chiama così, Donna vede donna, attraverso la propria penna o attraverso le fotografie, certo. Quindi noi vogliamo dare un messaggio positivo a favore della donna, vogliamo dare un messaggio che possa essere emulato dalle persone affettive verso la donna, e aborrendo ogni forma di violenza, certo, e questo che ci sarà dentro le foto. Ma il progetto Donna vede donna non è solo una mostra, che è bellissima, non sono solo la mostra, lo ricordiamo, è all'interno dell'antica fornace, aiutami, antica fornace Grazia. Che rimane praticamente, appena entrate nel centro storico di Deruta, subito dopo l'arco di entrata del centro storico, un posto bellissimo, perciò una location proprio fantastico, lo spettacolo, fantastico. E quindi dobbiamo ringraziare il Comune di Deruta e la Proloco derutese per l'accoglienza e per l'organizzazione, che sono stati veramente di grandissimo supporto, quindi veramente grazie. E quello dicevo, quindi non è solamente la mostra il progetto Donna vede donna, ma dietro la mostra ci sono anche alcuni incontri,
alcune tematiche sulla violenza di genere, la faremo domani alle 16.30 con una psicologa, Lucia Maggionami, che presenterà il suo libro e su quello ci sarà un dibattito. Quindi chi vorrà venire domani alle 16.30 ci sarà... Poi ci sono altri due appuntamenti. Ci sono altri tre. Il giorno 16 presenteremo un libro, il mio, La ragazza del Canneto, dove si parlerà degli adescamenti di giovani ragazze tramite social e delle terribili conseguenze. Questo libro deriva da un fatto realmente accaduto qualche anno fa e lo riportiamo romanzandolo, quindi è questo giallo. Poi ci saranno due bravissime poetesse che oggi declameranno tra le altre, scrittrici, il giorno 22. Alle ore 16.30, sempre qui nella sala consiliare. Questi appuntamenti sono sempre qui nella sala consiliare. E il giorno 23 invece sarà un reading dell'editore Bertoni con i suoi autori e poeti e scrittori. La scuderia, chiamiamola così. Il giorno 23 alle ore 16 saremo qui, appunto, sempre in questa bellissima sala consiliare. Ma sono tematiche che parlano tutto al femminile. Certo. E quindi saranno momenti di incontro, di riflessione su alcune tematiche per cercare di valorizzare la donna e sminuire o depotenziare i valori di violenza, di accanimento, di cose veramente brutture e dure che riguardano queste... Cronaca di ogni giorno, purtroppo. Purtroppo è attuale e purtroppo... È molto sensibile questa cosa e noi vogliamo dare dal nostro punto di vista un piccolo contributo e un bel messaggio. Allora, noi tra poco qui inizierà tutta la presentazione, vediamo se riusciamo a prendere l'assessore Vanni. Assessore, vieni. Iniziamo adesso. Sì, due battute con lui, certo, e poi possiamo, certo. Ecco. Noi lo ricordiamo, siamo in diretta, è uno dei primi live che facciamo con Map Radio Umbria, perciò ricordiamo che domani invece ci occuperemo di sport perché saremo in diretta dalla piscina comunale di Bastia per la seconda giornata trofeo Città di Bastia. Ecco, se passa, abbiamo... Adesso lascio il posto, volevo solamente ricordare che la mostra fotografica dei quattro appuntamenti che ho detto, cioè quello di domani alle 16.30, quello del giorno 16 alle 16, quello del giorno 22 alle 16.30 e quello del giorno 23 alle ore 16, quindi tutte le domeniche, eccetera. Saremo in questa sala consiliare. La mostra invece fotografica corredata da Versi è presso l'antica fornace Grazza, che si trova a 100 metri qui dentro le mura, appena passata le mura sulla destra lì c'è l'antica fornace, ed è aperta il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30, 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica da oggi fino al giorno 23 compreso. Quindi chi vorrà venire a vedere questa mostra sarà veramente una bellezza. E peccato chi non può venire perché si perde una gran cosa. Ma vengono. Allora vediamo, c'è anche la dottoressa Caproni del Galle adesso. Allora intanto sentiamo subito la dottoressa, buongiorno. Ecco, tutto live qui. Siamo in diretta, dottoressa, buon pomeriggio. Allora abbiamo l'assessore alla cultura del comune di Maggione, dicevamo che questa è una mostra che viene dal Museo della Pesca e ricordavamo che proprio stamattina al Museo della Pesca c'è stato un altro evento culturale, mentre il GAL Trasimeno Orvietano è l'ente che diciamo finanzia, però in termine tanto brutto, diciamo collabora, sostiene questa come tante altre iniziative in tutto il vasto territorio del GAL, perché è un territorio che arriva fino a Orvieto. Allora prima sentiamo l'assessore e poi sentiamo anche la dottoressa. Allora innanzitutto cosa avete fatto questa mattina a San Feliciano? Questa mattina c'è stata una simbolica staffetta di mostre fotografiche, è stata inaugurata una mostra che è parte di un progetto più ampio, una mostra fotografica realizzata all'interno di 5 strutture protette a carattere socio-assistenziale del Comune di Maggione, un progetto culturale a carattere filantropico che sostiene appunto progetti concreti proposti dalle strutture attraverso un palinsesto di attività culturali, fra cui appunto la mostra fotografica che avrà sede al Museo della Pesca e del Lago Trasimeno per il mese prossimo, animata da tutta una serie di attività, ed una rassegna di teatro per famiglie che invece verrà realizzata al Teatro Mengoni di Maggione. Il tutto a profitto e a sostegno di queste strutture e dei loro progetti, proprio in un'ottica di sostegno fra cultura e sociale. Questo in attesa del
prossimo appuntamento del Festival a Monte del Lago, che lo ricordiamo è forse uno degli appuntamenti più importanti a livello regionale, insomma, lo vuoi ricordare? Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago dal 3 al 6 settembre quest'anno. Mi piace ricordare non solo perché è qui vicino a me il sostegno strategico che il Gallo offre ad uno degli eventi che sicuramente impreziosisce nel nostro panorama culturale, contribuendo a costruire un turismo di qualità a carattere esperienziale e allo stesso tempo costituendo una delle principali dei principali laboratori di creatività, certo, di cultura e di divulgazione. Bene, bene. Grazie assessore. Chiudiamo con la dottoressa, perché altrimenti qui ci cacciano che inizia la presentazione. Dottoressa, buon pomeriggio. Grazie. Battezziamo anche con lei questa diretta streaming, immagino che ci ha seguito in queste prime settimane di azione, insomma stiamo in piena attività, domani siamo anche a Bastia come ricordavo, e ci piace partecipare insomma in questo che è uno degli eventi che curate, però voi ne fate un po' di tutti i colori, dico bene, avete appuntamenti dedicati al ricamo, c'è un'altra iniziativa, io adesso mi avevo accennato, per fine maggio, sempre dedicata alla fotografia e sempre a San Feliciano, ecco, ci vuole dare qualche appuntamento? Allora, il Gallo Trasimeno Orvietano ha deciso di investire nella cultura, perché purtroppo oggi pochi sono gli enti che hanno la capacità di investire sulla cultura, perché crediamo che cultura è economia e che gli eventi di qualità e di livello poi possono portare attrattiva per il nostro territorio. Quindi la mostra Donna vede donna è nata al Trasimeno, abbiamo grande piacere che esce anche dai nostri confini diciamo amministrativi, e quindi avrà diversi appuntamenti sia al Trasimeno che all'Orvietano che in regione. Che anche mi dicono Perugia, poi Bastia Umbra, insomma sì, le date sono tante. Le date sono molte in questo 2020, quindi questo ci fa piacere. E continuiamo a fare progettualità. Sì, il GAL fa degli importanti festival musicali tipo il Green Music Fest, ha diciamo attivato questa linea di sostegno all'artigianato artistico con il filone del Merletto del Ricamo, che appunto il 30 e 31 maggio vedrà due appuntamenti, uno a Orvieto con una mostra dell'Ars Vetana arricchita da tecniche umbre, in particolare con il fiore, perché siamo all'interno di un'iniziativa che riguarda... Ci dà un'anteprima la dottoressa. Esatto. E poi a San Feliciano in contemporanea avremo al Museo della Pesca, come al solito, il filet e la fotografia a collodio umido. E quindi, diciamo... Oh, fotografia diciamo antica, come si faceva una volta con tutto il macchinario. Ne abbiamo avuto una dimostrazione proprio a settembre scorso, perché uno dei collaboratori di Marco Pareti è un noto fotografo e si diletta con questi macchinari che hanno una suggestione incredibile, no? Queste foto sull'astra, insomma, sono fenomenali. Sono bellissime, Stefano Fasi è un artista sotto questo aspetto. E poi diciamo, questa sarà una manifestazione dedicata a questo aspetto, diciamo, a questa tecnica fotografica. Sì, alla tecnica fotografica e al filet, quindi un filo che unisce due arti. Certo. Questo è un po' l'obiettivo, no? Diciamo di... Oh, però voi con ricamo mi sembra che partite con i corsi a marzo, dico bene? Allora, noi a Panicale abbiamo un'associazione che fa corsi e c'è una scuola di ricamo che è partita l'11 gennaio e finirà il 30 maggio tutti i sabati pomeriggio nella nostra sede. Poi anche le altre tecniche fanno una serie di corsi, facciamo corsi per turisti, sono venuti americani, giapponesi, coreani a vedere, diciamo, di imparare questa arte, questa tecnica, quindi la stiamo diffondendo, la stiamo valorizzando, perché è veramente un bel patrimonio culturale. Oh, io chiudo questo collegamento, tra poco appunto andremo con la presentazione, ricordando che il GAL ha fatto sì che venisse realizzato questo Natale questa cosa eccezionale, che è stato l'albero più grande del mondo sul lago Trasimeno, che è stato, dottoressa, penso l'evento clou del Natale a livello d'Italia centrale, dico bene, perché è stato un successo forse anche inaspettato di organizzatori. Confermo, assolutamente sì, è stata un'idea realizzata molto velocemente. Di un paio di mesi, sì, mi dicevo. Esatto, ne abbiamo cominciato a parlare a ottobre, quindi questo è. E l'8 di dicembre l'abbiamo inaugurato, è stato un successo, 120.000 presenze, una cosa... Proprio molto, molto. Gente che si faceva i selfie sulla riva del lago davanti a questo spazio con un freddo allucinante, però
è il contesto, no? che è vincente, Castiglione del Lago, l'ambientazione e poi questa idea di realizzare questa costruzione di luci che poi tecnicamente è anche molto semplice, insomma. Assolutamente sì, luce al Trasimeno, e ci auguriamo che il prossimo anno non sia solo Castiglione del Lago ma si uniscano anche altre realtà. Bene. Grazie dottoressa Caproni, lo ricordiamo che è il direttore del GAL, alle prossime. Grazie. Allora noi vi lasciamo qualche attimo di pausa, tra poco inizia la presentazione, ecco per chi ci seguirà in diretta, e poi chiuderemo naturalmente il collegamento, mentre poi vi proporremo nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube anche la parte, diciamo, della cerimonia di inaugurazione appunto della mostra. A più tardi. Prima di chiudere il collegamento qui da Deruta, dalla sala consigliare del municipio, cogliamo l'occasione anche per sentire naturalmente il padrone di casa, il sindaco di Deruta, ma anche il sindaco di Acqua Sparta, che conosciamo bene perché siamo reduci dalla festa del Rinascimento. Allora vediamo se riusciamo a beccarli prima di andare all'antica fornace per l'inaugurazione. Sindaco, eccoci qua. Allora, siamo in diretta, ritroviamo il sindaco di Acqua Sparta, perché si ricorda ci siamo conosciuti per la festa del Rinascimento. Lei era tutto abbardato in quell'occasione, in quella sera splendida. Era in tema. Abbiamo avuto modo di conoscere anche la nuova presidente, sicuramente saremo presenti per l'estate. La professoressa Raffaella Raggi, con la quale si collabora veramente, perché siamo già al lavoro per preparare questo grosso evento che sarà per noi anche culturale, insomma non è solo un appuntamento canonico di giochi e di manifestazioni, ma è un grossissimo evento culturale. Ci saranno incontri, delle manifestazioni di giochi, ma dicevamo appunto degli eventi nel grande Palazzo Cesi, dove ci saranno delle riunioni, degli incontri, dei convegni a tema sul tema dell'olio, e quindi avremo parecchie contiamo presenze. Di venire in diretta per seguire le varie iniziative. Poi voi avete il carnevale da domani, proprio mi sembra domani iniziano i tre giorni di carnevale per tre domeniche consecutive, il carnevale dei bambini, ci teniamo a dirlo perché si caratterizza, perché è un po' di nicchia la cosa, perché è specializzato proprio per i bambini, certo. E avremo sempre quelle 4-5 mila presenze ad uscita, che per il nostro paese. Poi so che avete voi avete collaborato anche con il carnevale di Avigliano Umbro tramite l'ente, no? della festa del Rinascimento. Sì, so che ci sono stati degli incontri, dei contatti, ma di questo poi la professoressa Raggi saprà essere molto più esauriente di me, perché è lei che segue e porta avanti questo connubio tra noi e loro. Oh, invece tornando al tema di oggi, cioè la mostra Donna Vede Donna, voi quando contate di portarla ad Acqua Sparta? Noi abbiamo preso lo spunto, e soprattutto anche in virtù dell'amicizia che ci abbiamo con il sindaco Michele Tognaccini, contiamo di riproporla ad Acqua Sparta. Ora ci metteremo d'accordo con la professoressa Marina Seredà, che è nostra concittadina, dicevamo, e ci organizziamo e stringiamo anche questo rapporto, questa sinergia, questo comune. La location lo sapete benissimo, è Palazzo Cesi, la Sala del Trono, che è bellissima, quanto comunque è bellissima questa sala, quindi quale miglior cornice per questi eventi, per queste manifestazioni come questa di questa sera. Insomma, noi siamo ben felici di ospitarla, anche perché il ruolo delle donne, come abbiamo detto prima, è fondamentale nella nostra società, e lo peroriamo perché siamo convinti che sulla cultura ci giochiamo tanto del nostro futuro e anche tanto del nostro territorio, perché ci porta molte presenze, e quindi più siamo attivi e più presenze abbiamo anche nel nostro territorio, e questo è importante. Sindaco, grazie, ci vediamo ad Acqua Sparta, vediamo se riusciamo a beccare in diretta. Grazie sindaco, grazie il sindaco qui di Deruta, che non so, ecco, vediamo se riusciamo a tutto live questo pomeriggio, lo ricordiamo
da De Ruda, vediamo se riusciamo, ecco, usciamo un attimo. Sindaco, la disturbiamo un attimo, siamo ancora in diretta, prego, se ci accomodiamo dentro, così ecco chiudiamo la diretta. Vi ricordiamo che potrete rivedere a breve anche l'intero filmato sul canale YouTube di Mappe Radio Umbria. Sindaco, finalmente siamo arrivati anche a De Ruda. Io ho avuto modo, riceviamo tutto quello che fate, insomma, però non c'era stata mai l'occasione di essere presenti in armi, diciamo. Io ho scoperto anche questo pomeriggio che Santa Caterina è la patrona dei ceramisti, tra le varie cose, ecco, si impara sempre. Allora, De Ruda è la capitale della ceramica e anche delle donne adesso. Assolutamente sì, un binomio che si abbina bene, perché la ceramica è donna. E di conseguenza molte delle nostre iniziative, come dicevo prima, sono dedicate alla tradizione artistica legata alla ceramica fatta a mano, ma anche naturalmente alle donne. Quello che oggi abbiamo vissuto è un momento bellissimo, un evento straordinario. Mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie che ci consenta di condividere anche con i nostri concittadini oggi una straordinaria partecipazione, momenti come questi, perché ce n'è bisogno. Bene, bene. Venite a visitare il centro storico, da poco diciamo riportato all'antica bellezza. Mi sembra che proprio un anno fa voi avete rinnaugurato tutto, dico bene? Sì, alcuni anni fa abbiamo riqualificato il centro storico, la bellissima piazza dei Consoli. Stiamo lavorando moltissimo per promuovere De Ruda perché sia sempre più presente nei scenari internazionali attraverso la sua tradizione artistica, ma non solo. Io vi invito a venire a visitare De Ruda, le sue eccellenze, il Museo Regionale della Ceramica, ma anche i prodotti enogastronomici che si possono gustare su piatti naturalmente dipinti a mano e fatti naturalmente in ceramica. Diceva il Presidente Arruolo che voi fate in occasione del Palio, se ho capito bene, c'è una cena in cui si cena con tutti questi piatti, diciamo una cosa di classe proprio stupenda. Sono varie le occasioni nelle quali è possibile gustare i prodotti enogastronomici su piatti in ceramica. Uno è si svolge a luglio in piazza Sotto le Stelle, l'altro a settembre, ormai il tradizionale Palio della Brocca, che vede contrapposti i tre rioni di De Ruda, Borgo, Piazza e Valle. Ma sono altrettanto importanti le iniziative legate alla promozione della ceramica come Buongiorno Ceramica e tanti altri eventi ai quali stiamo lavorando e che saremo felici e onorati della vostra presenza. Sindaco, grazie. Allora salutiamo, ci vediamo tra poco perché noi adesso andiamo a tagliare il nastro col sindaco, è già tutto preparato. Noi vi salutiamo, chiudiamo qui il collegamento. Vi ricordiamo che saremo in diretta domani mattina dalle ore 9 invece da Bastia Umbra per il trofeo dedicato al nuoto, appuntamento a livello nazionale. I nostri colleghi lo stanno seguendo già da stamattina, perciò vi verrà riproposto sul canale YouTube per quanto appunto riguarda la giornata di sabato, mentre invece domani, domenica 9, live con interviste e altre cose a sorpresa. Una buona serata da Massimo Spadoni, da Giacomo Mosconi e da Rita Peccia per quanto riguarda la parte Facebook, e chiudiamo il collegamento qui dalla sala consiliare.